Buonasera amici carissimi di Dopocena, ben ritrovati per questa grande puntata di questa trasmissione che così amate e così seguite. Una grande puntata, e non lo dico così per enfasi fuori luogo, anzi capirete che la passione e un gioco si possono trasformare in qualche cosa di più. Un semplice giochino, un semplice passatempo fatto così per scherzo può diventare anche un'arte, una forma d'arte che trova anche grandi consensi, e poi capiremo anche perché, chi l'ha inventata, chi l'ha creata, adesso sta raccogliendo anche successi, ma il tutto è partito da questo. Ecco, questo personaggio, su uno sfondo che poi capiremo che cos'è, dovrebbe essere un cowboy. Anzi, è un cowboy sui generis, perché ha gli occhiali da sole. E gli occhiali da sole ce li ha perché era stato fatto in spiaggia. Allora, amici carissimi, parliamo subito con l'autore di questo cowboy ante litteram, Stefano Furlani. Benvenuto qui a Dopocena, grazie. Seduto sui nostri divani. Buonasera. Rossi. Buonasera, è un piacere averti piacere qui. Mio. Piacere mio. Allora, siamo circondati, come vedete, dalle sue opere, chiamiamole opere perché veramente Stefano è poliedrico e ha saputo dare vita, dare un'anima a qualcosa che sembra non averne, il sasso, una cosa inanimata, una cosa che troviamo sulla spiaggia, qui a Fano c'è Sassonia, ma la troviamo, la roccia, i sassi, ovunque. Stefano, tu hai come matrice di approvvigionamento... Dunque vado, guardo per terra. Guardi per ormai, terra. Sì. Però hai saputo dare anima e vita a ciò che per antonomasia non potrebbe averne, il sasso. Sì. Tutto è partito dal giochino. Dal giochino. E capiamo come è partita sta cosa. Partito dal giochino, come hai detto te, spiaggia in Sassonia. Giochino per comunque si intrattenere i figli, no? Tra un bagno e l'altro. Figli con i relativi compagni, amici d'ombrellone, vicini d'ombrellone, così. Niente, partite alla ricerca. Il gioco consisteva nel cercare i sassi delle forme più particolari, sassi anche più improbabili, capito? Che ti dessero l'idea di un qualcosa, una somiglianza a qualcosa che poteva essere il muso di un animale, una parte del corpo di una persona, un oggetto. E da lì la ricerca, liberando proprio la fantasia. Allora, l'esigenza è quella di tenere buoni i bambini. Sì. E quindi tenerli buoni, va a fare bagno, aspetta un attimo. Nata così. 3 ore dopo pranzo. Sì. E quelli che vediamo scorrere in questo momento nelle immagini sono proprio quelli che tu hai creato, quello che vediamo nel fondo è il lettino. Sì. Il fondo del lettino, quindi venivano trovati i sassi, presi, posizionati, cioè ci veniva l'idea, tipo lì, ecco questa, è partita l'idea, dai, due sassi uguali, che sembrano delle piante di piedi, dai, li posizioniamo bene, e trovate... Anche la medusa abbiamo visto, questo è il pappagallo. Sì, il tucano, Il tucano, questo è il tucano, partiti dal becco, qui lo stesso, siamo partiti dalle ali, la libellula. Però dai... L'omino e la macchinina. Comunque sia, sì. Siamo andati avanti in pratica un'estate intera. Un'estate intera con queste creazioni estemporanee. Partendo un'estate intera, sì, che poi alla fine erano destinate a essere fotografate e poi, anzi, addirittura c'era la corsa alla distruzione poi tra i bambini, capito? Chi si aggiudicava la distruzione finale era... E via. Però siamo arrivati a un punto che il bagnino non metteva più a posto i lettini perché gli dispiaceva rompere quindi, queste insomma... cose qui. Da lì, insomma, è nata l'idea. Di comunque sia provare a incollarli in un'apposita base, preparando un fondo in legno, magari inverniciato, così. E quindi questa è l'evoluzione. E questa è l'evoluzione della specie. Dal lettino, questa è la prima cosa che hai creato. L'indiano è stato l'ultimo ad essere stato fatto nel lettino, che ha detto, questo però è venuto bene. È un dispiacere, questo qui adesso mettiamo in una bustina, portiamo a casa, con la calma lo rifaccio tutto, e così è stato. Da lì mi sono ritagliato. E ce l'abbiamo anche qui, lo stiamo inquadrando in questo momento, ce l'abbiamo dal vivo. Quindi questa è stata l'evoluzione del gioco, Sì, divertimento, dal passatempo. Dal gioco, dopo dai, ci si è cominciati a appassionare comunque sia sempre di più. Per fortuna ho un laboratorio artigiano che mi sono permesso di ritagliarmi un piccolo spazio. Dedicata ai sassi. Allora adesso la mia passeggiata al mare, mi capto il sassolino, mi parte l'idea. E via, ecco, ti vediamo nel tuo laboratorio, perché dobbiamo
Dobbiamo dirlo, insomma, Stefano è un artigiano, lavora in legno, è un restauratore, quindi insomma un minimo di manualità. Sì, tu ce l'hai. Ecco, qui sei in costume, in costume da lavoro. Siamo rigorosamente bianco sporco. Bianco sporco, perché così deve essere. Pulito sarebbe grave. Sarebbe grave. E quindi i fondi, i legni, diciamo, te li crei. Sì, esatto. Però, voglio dire, ecco, qui abbiamo il pesce, la signora... Sharon Stone, ecco, perché c'è un richiamo. Sì. La cosa, se mi consenti, anche lo dico agli amici che ci seguono, che può sembrare facile, dico, vado sulla spiaggia, prendo due sassi, li metto... No, non è così, perché se osserviamo attentamente quello che Stefano riesce a creare con i sassi, è qualcosa di veramente spettacolare. Ecco, soffermiamoci su questi due animali. Il cane, insomma, ha quattro zampe, questo non quello accosciato, c'ha una linearità nelle forme dei sassi che viene da pensare che siano appositamente creati. In realtà non è così, li lasci come sono. Assolutamente sì, i sassi non sono né lavorati né colorati, capito? Cioè, il sasso è preso, posizionato ad hoc, così quindi, com'è. Quindi questi le forme, in modo... In modo specifico questi li ho cercati tutti gialli volutamente, ecco. Perché i sassi, uno dice, i sassi sono tutti bianchi, non è vero, i sassi sono li bagna, ributtano fuori il colore veramente suo e questi sono tutti gialli. E quindi insomma, ecco, la particolarità, ecco, è proprio questa, cioè collimare, perché è un mosaico, dicevamo prima, no Stefano, un mosaico, sì. Ci sono i tasselli, si aggiustano, si corano. Sì, sistemano, no, io... Creo la forma in base al sasso che ho, ecco. Questa è la particolarità, ecco, questo qui è lo stesso. Uguale, si vede anche la gamba, il ginocchio. sì, l'altro ginocchio dietro che crea la linea, cioè, la coda del cane che si innesta. Ecco, questo è uno dei migliori. Questo è veramente bello. Mi piace di più, prende subito l'idea della gonna. L'idea della gonna e il... Sì, la gonna sembra veramente la gonna che si alza. Questo... In modo particolare, un po' tutti danno il senso di movimento, ma questo in modo particolare, perché dà l'idea del vento proprio, no? I capelli, così, sì, la borsetta. I sassi, l'acquario. Sì. No, è strabiliante, ecco, la capacità intuitiva che tu hai. Sì, perché quello sì, magari. Dal di lì poi parte l'idea, no? Quindi c'è anche... Una bella fantasia, quello sicuramente. No? Sì. Devi avere... Ecco, una visione. Questi tutti sassi neri, la gente dice questi sono pitturati, no, questi sono sassi neri. Sassi neri? Sassi neri. Sono quindi, molto rari, però ci sono. E questo è Michael Jackson? Questo è Michael Jackson, che dopo vedremo in stato scelto. Dopo abbiamo da dire due... Io dico bello perché molte cose le sto guardando io insieme per la prima volta anche... insieme a voi, magari qualcuno che non lo conosce, perché insomma, su Facebook hai una certa notorietà, però per quei pochi che non lo conoscono, stiamo vedendo in diretta delle cose veramente, veramente molto belle. Quindi la foca è strabiliante, qui è la foca e le schimmese. Ecco, questo è... Che cos'è questo? Questo diciamo, è un'impronta di quello che avevo in mente io trovando quel sasso, cioè ho trovato quel sasso lì che praticamente è la schiena di lei. Mi ha dato l'idea, insomma, da subito di una seduta di spalle, con un bel sedere, se vogliamo, un bel fondoschiena. Certo. E poi così ho realizzato lui che la tiene a braccio e poi eccola. Ecco, il risultato finale è questo, insomma. Ecco, quindi quella era stata la progettazione, la realizzazione. Il corso d'opera. Il corso d'opera. Sì, tutto parte da un sasso che comunque sia, cattura la mia attenzione, no? E da quello, sì. Allora, compartecipe in questo giochino è stato tuo figlio, assolutamente, diciamo. Assolutamente sì. Sì, è stato Davide, come dicevo prima, tutti i vicini d'ombrellone, tutti i vari bambini, dai, chi trova il sasso invece partiva, ognuno portava, dai, guarda questo cos'è, questa è la testa di un cane, dai, allora te va a cercare le zampe, te va... E quindi si partiva. Nell'indiano, che è il passaggio evolutivo della cosa, c'è proprio anche la sua impronta, perché il mento dice... l'ha trovato Davide. Allora, per farvi capire che non è facile, adesso noi stimoliamo Stefano a una creazione estemporanea, perché lui, oltre a portarceli qui e a riempirci lo studio, adesso noi vogliamo vedere proprio vis-à-vis come nasce, perché tu c'hai un'opera in corso in questo momento. Che l'hai portata qui a pezzettini, quindi adesso. Vogliamo vedere come si fa, insomma, ci provo, dai. Ci proviamo, okay. Va bene. Sì.
Stefano, allora la scintilla parte da una cosa ben precisa che abbiamo detto prima, essere un sasso che ti ispira. Adesso ci farai vedere che cosa stai lavorando, però non sveliamo che cos'è, perché vogliamo stimolare così la fantasia anche di chi ci guarda e vediamo se riuscite a indovinare che cosa farà Stefano in questo momento. Allora, partenza con questo sasso. Io parto con questo. Questo è la pietra di partenza che ti ha ispirato. Sì. Mi ha dato l'idea, dai, adesso. Adesso ognuno la sua, no? Ognuno la sua. Io vado. Vai. Okay. Allora, Stefano ce li ha tutti mischiati in una cassettina e a me sembrano un ammasso informe di sassi. Però sapendo sapientemente dove vanno collocati, assumono una sagoma ben precisa che pochi minuti Stefano realizzerà in pianta così en plein air, come si dice, in estemporanea per noi. E poi Stefano, questo diventerà una delle tue opere, giusto? Sì, assolutamente sì. Quindi, perché poi quando puoi avere per le mani quello che ti pare, poi trovi il sasso che ti piace, capito? Lasci perdere tutto e vai. ricordiamo che tutto è partito dal sasso all'inizio che ci hai fatto vedere. Dopo capiremo il perché. Assolutamente sì. Quindi tu in questa fase fai una sorta di assemblaggio a secco. Sì, sempre. I quadri vanno prima posizionati, i sassi prima vanno posizionati, uno gli dà la forma, no? Sempre mantenendo la proporzione, che è la cosa più importante alla fine, no? Hai posizionato quella che dovrebbe essere una scapola. Sì, bravo. Che è andata a combaciare perfettamente con il busto. Sì, più o meno, dopo. Perché ripetiamo, tu non alteri il sasso, non ci lavori sopra, lo prendi così com'è. No, assolutamente no, sì. E quindi anche i colori li ricerchi per quelli che devono essere. Ecco, vediamo, altri due sassi che si uniscono magicamente tra di loro. E anche qui i colori hanno un senso e poi capiremo il perché. Ecco, vedete il braccio che si è andato a inserire perfettamente. Io già a occhio e croce posso capire che cos'è, però non voglio dire niente. Adesso magari lanciamo un sondaggio. Lanciamo il sasso. Poi. Lanciamo un sasso. Quello che io ho in mano è un sasso che non vi faccio vedere, girato da questa parte, che mi ha regalato Stefano. Ecco, giustamente lo vediamo, adesso io lo giro, però è inquadrato, questo dovrei essere io, devo dire che mi assomiglia molto, grazie Stefano. Prego, adesso questo farà bella mostra sulla mia scrivania, lo porterò sempre con me, grazie per questo cadeau, anch'io adesso ho il mio sasso. Ecco, anche la graniglia. No? La graniglia, no? Quella che è. Allora, qui si sta già delineando quello che è il tuo delirio di fantasia. Hai dato vita a un atleta, l'attrezzo che impugna in questo momento ormai penso che si sia ampiamente capito. Ecco, anche la coppiglia, il sottomano, il piede in avanzamento rispetto a quello allungato... veramente, veramente strabiliante, come si riesce a dare vita, a dare forma a dei sassi. Questo è, lo possiamo dire Stefano, Sì, ormai è dai. È uno schermitore, ormai, sì. Ormai l'abbiamo capito, questa sarà la tua prossima incollatura. Sicuramente. Adesso e tutto è partito, e adesso capiamo il perché, dal sasso che hai posizionato per primo, che è quello iniziale, perché c'era questa doppia colorazione che ti ha ispirato. Sì, dai, la maschera. La maschera dello schermo. Plateale, dai. Eccola. Ecco. Dai, a grandi linee, dopo a grandi le rifiniture. Sì. Perfetto, adesso, vabbè, io
non abbiamo la clac, però l'applauso te lo faccio da solo, te lo faccio io perché lo meriti. E allora, insomma, abbiamo capito come nasce l'idea: da un sasso, da un'ispirazione, e dal di lì poi è un susseguirsi di prove a secco e di applicazioni. Ecco, dopo va tutto ripreso ed incollato, insomma. Allora, come i sassi di Stefano, abbiamo riassemblato anche il nostro studio dopo la prestazione estemporanea di Stefano. Allora, Stefano, grazie innanzitutto per averci reso partecipi della tua creazione, che presto vedremo fissata. Qualche giorno. È stato bello vedere che alla fine dell'assemblaggio lui ha preso, ha spaccato tutto e via, è finito. È molto bella sta cosa. Bene, però insomma, seriamente, adesso parliamo di una cosa che, perché sembra un gioco, però insomma ha preso una dimensione anche questa di questa forma d'arte che conti tu riesci a mettere in pratica. Una bella cosa, perché è nata una bella cosa da questa tua passione. Sì. Vediamo il manifesto e la città dei sassi per antonomasia, che è Matera, ti vedrà protagonista. Ospiterà i sassi di Fano, sì. Ospiterà i sassi di Fano. Ecco, parlaci di questa bella cosa. Sì, niente, questa cosa che si terrà dal 6 al 14 dicembre a Matera, appunto sono stato invitato, abbiamo visto dalla pagina Facebook, no? I sassi non possono mancare a Matera. E quindi mi hanno chiesto di partecipare, esporre laggiù, senza problemi, detto anzi. E quindi, insomma, c'è questa bella cosa che ti vedrà protagonista, per cui grazie a Stefano, alle sue creazioni, un pezzettino di Fano andrà in Puglia. E molti fanesi. Già c'è una bella mobilitazione, anzi ringrazio gli amici che parteciperanno numerosi già. Ci sarà una delegazione. Delegazione fanese. A Matera. Sì. Matera che, insomma, diciamo, ha vissuto momenti di grande fasto anche a livello internazionale per le immagini del Gesù, che è stato il film che si è girato tra quei vicoli. E quindi, insomma, adesso il contesto. Candidata. È città. No, è stata, eletta. Eletta. Come capitale della cultura nel 2019. Quello che c'è nel manifesto è il Michael Jackson che abbiamo visto prima. Sì. Fatto tutto con i sassi neri. Sì. Se è all'interno di un qualcosa di più ampio, oppure è una cosa dedicata esclusivamente? No, io avrò uno spazio espositivo tutto mio. Tutto tuo. Caratteristico, anzi, qualche foto magari era meglio averla. Bene. Quindi, mostra creata d'arte, come si dice. Per cui, insomma, andiamo profeta in patria. Vai a Matera. A sfidare i sassi di Matera, dai, anzi. Per chi vuole vedere però le tue opere, il tuo spazio espositivo ce l'hai nella tua bottega? Sì, fate una piccola esposizione, così. E dove si trova? In via Cavallotti, a Fano, via Cavallotti 17. Va bene, allora, innanzitutto noi ti preghiamo di darci conto di questa cosa che farai a Matera, magari con delle foto, con qualcosa. Assolutamente. Sarà carino, insomma, dare visibilità quando, insomma, Fano viene portata, insomma, fuori dai confini regionali. Sì. È una bella cosa. E ti ringraziamo anche per essere stato qui con noi, averci dato l'occasione. È stato un piacere, anzi, vi ringrazio io. di poter vedere in diretta come nascono le tue cose. Bene, amici di Dopo Cena, avete visto come una passione, come un gioco, come un divertimento, un passatempo per passare qualche ora possa sfociare anche in una forma d'arte. Stefano Furlani è sicuramente un artista dentro di sé, perché lavora in legno, crea, restaura, quindi insomma un po' di arte ce l'aveva nel DNA, figlio d'arte, possiamo dire. Benché che tuo padre faceva quello che tu fai di mestiere, però insomma comunque ci vuole la fantasia, ci vuole l'applicazione e ci vuole anche un po' di stimolo. Grazie per essere stato qui con noi. Quindi buoni sassi, buoni sassi, speriamo, dai. Buoni sassi, sicuramente. Buoni sassi d'autore. Bene, con i sassi di Stefano vi lasciamo, grazie per essere stati con noi, questa puntata di Dopo Cena termina qui, alle prossime, ciao a tutti.